Silvi pedala lo fa attraverso l'ultra cycling per tutti gli appassionati, decima edizione della Race Across Italy tra ciclismo, turismo, peculiarità del territorio, enogastronomia, musica, una 4 giorni di festa e di sport al villaggio Le Dune, oggi la vigilia con i 150 atleti da 15 paesi, domani il via alle 9 dalla cornice delle Dune, 2 percorsi per i ciclisti, il secondo attraverserà 4 regioni. Entusiasta è il team degli organizzatori, Paolo Lauretti. Un'edizione speciale ovviamente, siamo arrivati alla decima, abbiamo rappresentanti da 15 nazioni, quindi è un vero successo quest'anno, i più forti specialisti nell'ultra cycling sono qui nel nostro territorio e avranno l'opportunità di vivere la nostra regione, il nostro Abruzzo, le nostre montagne, dal mare alle montagne, quindi un'esperienza unica viveranno. La partenza proprio qui da Le Dune. Sì, uno scenario perfetto per la nostra partenza, qui alle vostre spalle sono già i ciclisti e i loro team pronti per vivere questa nuova avventura. E sono 2 percorsi anche abbastanza impegnativi. Sì, uno da 300 km che è il nostro corto, so che è un po' un eufemismo perché 300 km sono comunque tanti e il lungo invece sono 775 km nel quale attraversiamo 3 regioni, quindi dall'Adriatico al Tirreno per poi rientrare. 4 giorni non solo all'insegna dell'agonismo, del ciclismo eccetera, ma anche della festa, del buon umore, degli stand. Qui alle Dune si può vivere di tutto, dalla pedalata fino, non so, alla buffata, diciamo così. Sì, abbiamo voluto, lo spirito che ci ha mosso è stato sempre quello della promozione del nostro territorio, dalla prima edizione della Race Across Italy. Quest'anno abbiamo deciso di unire i sentieri, i sapori, e quindi ci sono con noi altre associazioni che riempiranno questi giorni di festa, appunto per il nostro decennale, e poi ci sarà anche l'opportunità di assaggiare i sapori del nostro Abruzzo con alcune aziende che parteciperanno. Per concludere ricordiamo i giorni e invitiamo tutti gli abruzzesi e non solo a partecipare. Sì, domani, oggi briefing, domani mattina dalle 9 la partenza e invitiamo tutti a seguire i nostri atleti lungo il percorso. Dal nostro sito www.racecrossitaly.com ci saranno tutte le informazioni. Un decennale festeggiato in 4 giorni anche in musica al Race Village Le Dune, allestito per l'occasione, con il gran finale il 1° maggio, la premiazione e brani di Setac.